Secondo voi di che colore dovrei fare la prossima volta le unghie? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale. Nel video di oggi farò un video che mi avete richiesto voi, mi ha chiesto una ragazza, mi metto qua il commento, su come fare su come mi faccio le unghie. E su tutta la storia che c'è dietro. Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, appunto, io mi faccio le unghie da sola. In questo caso ho fatto queste qua. Le faccio da sola da circa non so quanto. Da un sacco, in realtà, da un anno e mezzo anche. Sì, vado a cercare subito che giorno ho ordinato il fornetto. Che io ho questo fornetto qua. Non ho portato il filo e tutto il resto. Sanvi 9, mi sembra questo qua era il 9, non lo ricordo. Vediamo se c'è scritto. No, non c'è scritto, però mi sembra che era il 9. Adesso vado a cercare subito su Amazon quando le ho ordinate. Ho appena controllato e le ho ordinato il fornetto il 13 gennaio 2018, quindi è da più di un anno, è da un anno e mezzo che mi faccio le unghie da sola, però non sono tutte rose e fiori. Adesso cercherò un bel po' di foto e cercherò di mettervi qua le foto delle unghie che facevo prima. Erano oscene, erano qualcosa di veramente di orribile. Allora, quindi ordino il fornetto, ordino anche un paio di colori e mi arrivo, ok? Io praticamente le avevo fatte soltanto una volta le unghie dall'estetista e mi c'ero trovata benissimo, ovviamente, però non avevo fatto la ricostruzione, che è questa qua. Avevo fatto il semipermanente, che è quello che ti fanno direttamente sulla tua lunghezza dell'unghia. Dopo averle tolte dall'estetista, mi erano durate comunque abbastanza, cioè parecchio, e ho deciso, non so perché, di farmela da sola. Io ho la fissa di fare le cose da sola, non so perché. Avete visto la cosa di tagliarmi i capelli da sola? Non mi fido molto della gente, anche perché ricordo che l'estetista mi ha tagliato un po' il dito e mi ha fatto male per tutta la... Non so se avete mai fatto le unghie all'estetista, però davvero, quando va a togliervi le cuticole, che sono tipo i bordini, e per sbaglio vi taglia qua e vi esce sangue, poi vi fa male per tutta la durata che è del mese praticamente. E mi faceva malissimo. E io, boh, non lo so perché, forse anche per questo, ho chiesto ai miei genitori se potevo ordinare questo fornetto. Penso che l'avevo già richiesto un po' di tempo fa, prima. Però loro mi hanno detto di no. Molto chiaramente mi hanno detto di no. Allora ho detto me le posso riandare a fare. E loro mi hanno detto di no. Perché i genitori, lo sapete, sono apprensivi, mi dicevano ti fanno male di qua e di là, cose che poi io ho cercato su internet e non è vero, a meno che, se avete qualche teoria fondata, poi scrivetelo qua sotto. Però teoricamente non fanno male se fatte con i prodotti giusti e giustamente non ogni 2 giorni, anche per noi stesso. Quindi dopo un sacco di tempo, mi sembra che tipo per Natale, infatti poi è gennaio, quindi lì, come regalo con i soldi che mi avevano regalato i vari parenti, ho deciso di ordinarmi questo fornetto e di convincere i miei genitori in qualche modo e di farmela da sola. Quindi mi arrivano i prodotti e io non avevo. All'inizio mi sono arrivati gli smalti senza il fornetto e io lì ho iniziato a fare esperimenti, cioè li mettevo nei fogli, aspettavo che si asciugavano da soli, però fidatevi, non si asciugheranno mai da soli, a meno che tipo non si seccano proprio. Poi mi è arrivato il fornetto e la prima volta che le ho fatte, ricordo che è stato un disastro sicuramente. Penso di non avere foto della prima volta che le ho fatte, però comunque è disastroso. È stato disastroso, ma è stato disastroso tutto il primo anno. Quest'anno qua in realtà sono migliorata molto molto molto. Mi è capitato pure di farlo a delle amiche, però è diverso perché quando le facevo su di me, sia perché ho più tempo a disposizione, perché magari le amiche hanno degli impegni o io stesso ho degli impegni quel giorno, invece quando me le dovevo fare io mi prendevo una giornata proprio da mettere lì, perché voi non sapete quanto tempo impiego per farmi le unghie, davvero un sacco, perché poi essendo io stessa che le faccio è peggio, sia perché devo farle sistemate così, sia perché ovviamente non sono un estetista, non sono brava, cioè non sono brava, diciamo, sono decente. E poi quindi ci metto un sacco di tempo per fare tutte cose precise, per limarle, per sistemarle, non ho gli attrezzi, non ho tutti gli attrezzi necessari. Quindi anche per farle a me stessa ci metto, non sto scherzando, 4 ore e mezza minimo. Quindi perdere 4 ore e mezza per fare le unghie alle altre persone era orribile. E quindi poi ho smesso proprio di farle alla gente, tranne se ovviamente un mio parente non mi chiede di farle le unghie, tipo una mia zia. Sì, ovviamente, ma è ovvio. Però, cioè, non dico più alle amiche venite e faccio le unghie, perché c'è da perdere un giorno e poi magari, essendo che le cose le facciamo di fretta, vengono male. E quindi non serve a niente. Infatti le prime volte soprattutto le facevo ad una mia amica e venivano sempre orribili. Cioè, noi sorridevamo, facevamo finta che erano carine, ma non è vero, erano orribili.
E poi sì, è passato il tempo e piano piano ho capito. Però lì non avevo comprato ancora il prodotto per fare la ricostruzione, che è tipo un gel, ci esistono di un miliardo di marche. E poi finalmente un giorno ho deciso di comprarlo, mi sembra senza dire nulla ai miei genitori, perché i miei genitori non volevano. E quindi ho iniziato il mio bellissimo mondo della ricostruzione. Anche le prime volte con la ricostruzione sono state orribili, disastrose, ma proprio anche peggio. Cioè mi si staccava dopo un secondo, sbagliavo i passaggi, mi venivano tutte storte con i bozzi, con le buche, sembravano, non so, una pista. Se devo dire la verità, è diventata una cosa, cioè sono riuscita a farle bene soltanto pochissimi mesi fa, direi anche 2-3. Infatti se adesso le guardate hanno una forma decente, però prima provavo a farle a mandorla e poche volte sono riuscita, tipo due volte soltanto, le ultime due volte soltanto che le ho fatte a mandorla sono riuscita a farle carine, infatti mi sono durate molto di più, perché io cosa facevo ovviamente? Quando le facevo male non riuscivo a tenerle, quindi le staccavo subito, staccandole subito le dovevo rifare e... Perché davvero quando avete le unghie brutte vi viene distinto morderle, tipo staccarle, lo sappiamo tutti che lo facciamo. Però quando per la prima volta ho fatto delle unghie che mi piacevano, cioè con questa forma qua, perché questa forma qua a me fa impazzire, io le amo troppo così, infatti penso che le farò per sempre così oppure cambierò proprio e ritornerò fedele. Appena ho fatto per la prima volta questa forma mi sono innamorata, perché mi sono durate tipo un mese, erano un rosso fucsia, non lo so, bellissimo, vi metto la foto. Appunto mi sono durate un sacco e dopo le ho fatte rosa, vi metto qua la foto. Dopo ancora le ho fatte turchese, poco tempo fa, e adesso sono così. E adesso le dovrò rifare, non so, cercherò un altro colore pazzo, perché d'estate ho deciso che le devo fare un po' così, perché altrimenti poi ovviamente d'inverno con la scuola, anche se penso che d'inverno continuerò a farmi i fatti miei, perché le unghie non determinano il carattere di una persona, mettiamocelo in testa. Come le faccio? Lo spiego in poche parole. Ho il fornetto a raggio V che si avere per forza per fare la ricostruzione, anche per fare il semi permanente, e poi ci sono gli smalti che ovviamente devono essere smalti adatti a questo tipo di fornetto, non sono gli smalti normali, questi qua non si asciugano con l'aria ma si asciugano soltanto con questi raggi. E poi nulla, io se faccio la ricostruzione ovviamente ho le cartine che metto sotto, perché queste qua non sono tips, quindi non sono le unghie finte che attacco, ma sono, è il gel che io limo e sistemo tutto. Qualche volta voglio provare le tips, magari sono più facili e anche ci vuole meno tempo. Una cosa che sto provando negli ultimi mesi è non togliere tutto, cioè visto che io voglio tenere sempre quella forma non le vado a togliere completamente, vado semplicemente ad aggiungere dove ce la levo ovviamente il colore. Poi aggiungo dove c'è la ricrescita il gel, lo faccio ovviamente aderire a tutta la situazione, e le accorcio di davanti. Ci metto lo stesso un sacco di tempo, però sicuramente non ci metto 4 ore e mezza, 5 ore, e già per me questo qua è un miracolo. Perché se tanto vado a fare la stessa forma, alla fine cambia poco se le ricomincio da capo o no, perché comunque sì, ovviamente ricominciandole da capo durano di più. Però io queste qua ad esempio le ho dal 29 giugno, e oggi siamo tipo al 15, mi sembra, voi vedrete il video ovviamente dopo, e sono ancora intatte, perfette, le potrei tenere per altre miliardi di settimane, presumo. Però ovviamente io infatti non le tolgo perché mi si rovinano, io le tolgo perché le voglio rifare, cioè perché voglio cambiare, diciamo, ma quasi mai le tolgo perché mi se ne spezza uno, anzi da quando ho iniziato a farle con questa forma non mi se ne è mai, e dico mai, spezzato uno. Secondo me anche la forma che agevola questa cosa, perché è più difficile che si spezzi, invece rettangolare, non lo so perché, però quando le facevo rettangolari si rompevano in 2 secondi, invece adesso sono un sacco molto 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 più resistenti, quindi non lo so. E poi anche la forma da strega mi piace un sacco, quindi non lo so. Per il video di oggi è tutto, ovviamente se avete delle domande scrivetemele nei commenti inerenti alle unghie, inerenti a quello che vi pare, perché io rispondo a tutti, e non sto scherzando, rispondo a tutti perché non mi si calcola nessuno, quindi non ho tipo la cosa di dire aiuto chi scrive quando prima, no. Proprio al momento rispondo ad ogni singola persona che mi commenta il video, pure che mi commentate con punto, io vi rispondo con punto per esempio, ok? Quindi se avete domande potete assolutamente dirmelo, se volete qualche video in particolare come ha fatto questa ragazza potete chiedermelo, perché voi avete visto che io sono disponibile a fare i video che vi interessano, anche perché poi sono quasi sempre prende da argomenti che mi piacciono, come appunto altre volte preferiti di giugno, questa volta le unghie che sono una cosa che amo. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, andate a seguire su Instagram e su TikTok. E nulla, ditemi se voi avete le unghie lunghe e soprattutto se vi piacciono le mie, ditemi secondo voi
di che colore dovrei farle la prossima volta, perché è importante per il mio cuore saperlo. Quindi, secondo voi, di che colore dovrei fare la prossima volta le unghie? Io pensavo di farle o tutte brillantinate, e sarebbe divertente tutte brillantinate, oppure, non lo so, volevo viola, però devo comprarlo il viola perché non ce l'ho. Quindi, oppure, compro il viola e le faccio tutte viola. Per questo video è tutto e ciao!